Ciao a tutti da Vittorio, buon lunedì. Non mi avete ancora risposto in tanti sul nuovo format del Day After, quindi sfruttate questa settimana per rispondermi e dirvi se vi piace il nuovo format o meno. Ma sfrutto questo video del lunedì mattina per rispondere e spiegare un paio di cose, perché molti mi stanno scrivendo, commentando al video delle amichevoli della Lazio, dicendo: "Ah, le amichevoli non servono a niente, è inutile commentare, le amichevoli servono solo a mettere minuti nelle gambe." Allora, partiamo dal presupposto che il risultato delle amichevoli è assolutamente inutile. Non frega niente vincere 23-0 contro l'Auronzo o pareggiare 1-1 con la Triestina o, ne so, vincere 6-0 contro la Starostock, eccetera, eccetera. Il risultato non conta niente. È un'amichevole, non dà punti, eccetera. Questo è sicuramente vero. Ma dire che le amichevoli servono solo a mettere minuti nelle gambe è una cosa che poteva andare bene negli anni 80. Adesso non ha alcun valore, non ha alcun senso. Le amichevoli sono importanti per vari punti di vista e mettere minuti nelle gambe adesso in ritiro non ha una logica, perché anzi, più si gioca, soprattutto dopo che o mentre stai facendo un ritiro, e più c'è il rischio di imballarsi, quindi non mettere minuti nelle gambe, ma mettere acido lattico nelle gambe, quindi esattamente l'opposto di migliorare le condizioni fisiche per la partita. Ma le amichevoli sono importanti per vari motivi. Il primo, il più banale, è l'abbiamo visto nelle ultime due amichevoli della Lazio, ad esempio, ovvero Çağnà a sinistra. Çağnà è un esterno d'attacco che gioca soprattutto a destra, ha fatto anche il centravanti nella Salernitana, ma ha sempre giocato a destra. Ecco, tu sfrutti l'occasione di un'amichevole per provarlo a sinistra, perché nell'allenamento lo puoi provare, ma non riesci a simulare una partita nella sua interezza in allenamento. Invece, in un'amichevole dove puoi provare esperimenti senza rischiare di perdere punti, è l'occasione migliore. Vedi Çağnà come risponde contro una squadra comunque di un certo livello, perché la Starostock era Serie C tedesca che punta alla Serie B, per cui era un test comunque indicativo. Puoi provare Guendouzi trequartista, che è una soluzione che magari vuoi provare in stagione, o come è successo con la Starostock, provi Vesino, che il trequartista non l'ha fatto mai. Insomma, un amichevole può essere molto utile perché puoi provare giocatori in ruoli differenti che magari in campionato non rischieresti perché rischi di perdere punti, ma in amichevole puoi assolutamente fare. Questo è già il primo punto. Il secondo punto è esperimenti tattici. Anziché giocare col 4-2-3-1, puoi giocare col 4-3, il 3-5-2 e quindi provare soluzioni diverse che in allenamento tu puoi provare, ma non puoi verificare se non in una partita ufficiale. E quindi le amichevoli servono a quello. Non solo, puoi anche provare schemi. Stiamo vedendo che la Lazio con Baroni sta provando, per esempio, a far rientrare l'esterno d'attacco e salire il terzino. Questo è uno schema nuovo che la Lazio sta provando in amichevole. A questo si aggiungono vari altri schemi. Abbiamo visto vari schemi su punizioni che tu provi in amichevole per vedere se vanno, per poi replicarle in partita, in campionato, nelle partite ufficiali. Per cui anche variare lo schema. Non lo so, abbiamo visto contro la Starostock il trequartista fluido, come lo chiama Baroni, no? Prima c'era Vecino, poi c'era Guendouzi, poi è ricambiato, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose le puoi provare solo in amichevole. E poi c'è il terzo punto da non sottovalutare, perché ad esempio Hakpak Pro rischia di restare alla Lazio, rischia fra virgolette, perché in amichevole sta convincendo Marco Baroni. Ecco, in amichevole puoi far giocare giocatori come Hakpak, che in campionato probabilmente o una partita ufficiale non butteresti mai in campo per il pericolo di sbagliare un cambio e perdere punti. Nelle amichevole puoi testare questi tipi di giocatori che inizialmente devono essere fuori rosa e valutare se sono utili, oppure buttare dentro un giovane. Vedete Ruggeri che non doveva giocare e poi ci sono stati una serie di infortuni. In amichevole, piuttosto che, non lo so, arretrare Vesino sulla difesa centrale, tu fai partire un giovane e lo valuti e magari il giovane ti convince e rimane in prima squadra, come sta succedendo per il momento per Ruggeri, no? Attualmente aggregato in prima squadra. Per cui le amichevoli servono anche a questo: a dare spazio a giocatori che sarebbero fuori rosa, in campionato non giocherebbero mai, oppure giovani che in campionato non rischieresti mai, ma in amichevole puoi testare e valutare la loro qualità. Per cui vedete perché sono importanti le amichevoli, anche perché riesci anche a valutare i nuovi acquisti, perché c'è una Noslin, eccetera, delle Bashiru,
sono giocatori interessanti che voi non vedete, in allenamento non sai come vanno e comunque in allenamento è poco testante, no? L'amichevole ti dice di più. Vedendo delle Bashiru o Shaunara amichevoli, ti rendi conto che Shaunara è un giocatore di grande qualità, che può essere veramente la sorpresa del campionato. Delle Bashiru vedo che ha delle qualità, forse un po' lento perché si sta riprendendo da infortunio, ma riesce a studiare i nuovi acquisti della Lazio e serve sempre un amichevole per testare queste qualità, questi nuovi giocatori. Per cui quando mi dite, ah, le amichevoli sono inutili, no, ragazzi, nel 2024 le amichevoli sono fondamentali, non solo per noi, per vedere i nuovi giocatori, eccetera, ma soprattutto per Marco Baroni, per provare nuovi esperimenti, per testare le cose che ha provato in allenamento e verificare come rispondono i giocatori. Le amichevoli sicuramente non portano punti, portano qualche soldino, ma sono soprattutto test importantissimi per l'allenatore per valutare i giocatori, per valutare gli schemi, per valutare tante cose. Per cui le amichevoli sono importantissime, soprattutto adesso. Perché gli allenatori, vi ricordate Sarri lo scorso anno che si lamentava? Perché gli allenatori vogliono i nuovi acquisti subito? Perché li possono buttare dentro già in queste amichevoli che servono per testare le cose magari più assurde o per testare delle cose che poi in campionato vogliono riproporre. Solo che se tu non sei riuscito ad applicarle in amichevoli, quando ti ritrovi a giocare col Milan, non è che puoi sperimentare c'è cioè, una a sinistra o quello di là, quello di su, perché è una partita importante dove bisogna dare l'anima e un esperimento sbagliato ti costano i 3 punti. In amichevole lo puoi fare, oppure adattare un giocatore a una posizione, provare delle soluzioni che poi in campionato rifai e rifai con successo perché nelle 3, 4, 5 amichevoli estive lo hai fatto e il giocatore sa esattamente i movimenti che deve fare. Capito? Spero di essere stato utile in questo video, spero di avervi fatto capire perché le amichevoli sono importanti. Voi scrivetelo nei commenti qua sotto e noi ci ritroviamo alle 2 con un altro video. Ciao ragazzi!